Buonasera a tutti. Siamo collegati in diretta sui social in questo penultimo giorno dell'Open Week di presentazione dei corsi di laurea magistrale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa mattina abbiamo presentato i corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali e il preside, il professor Merzoni, ha parlato più volte dell'esigenza di avere un sapere multidisciplinare per affrontare le crisi sempre più complesse che vive il nostro paese, ma in generale il nostro pianeta. Nel pomeriggio invece abbiamo presentato i corsi di laurea della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere e il preside, il professor Gobbe, ha detto che non esistono le lingue, esistono le persone che comunicano. E mi è sembrata una frase molto significativa, l'abbiamo riportata anche sui social. Quello che vogliamo fare stasera nel talk delle 18 è appunto mettere in comunicazione i due mondi che abbiamo presentato oggi, cioè le due facoltà, ma soprattutto far capire quale è una delle caratteristiche fondamentali del nostro Ateneo, che è quella appunto di avere la possibilità di fornire ai nostri studenti e ai nostri dottorandi, ai nostri ricercatori, un sapere multidisciplinare. Ma un sapere multidisciplinare perché? Non soltanto perché è bello avere 12 facoltà e circa 100 corsi di laurea, ma soprattutto perché dobbiamo essere nel cuore della realtà, come ci ha ricordato il nostro fondatore, padre Agostino Gemelli. L'Università Cattolica deve agire, pensare, studiare, formare classe dirigente che sappia appunto operare nel cuore della realtà. E in questi giorni la nostra realtà è una realtà di sofferenza, di limitazione ai nostri movimenti e di battaglia per la salute di tante persone e di lavoro indefesso nei nostri ospedali da parte dei nostri medici, sanitari, tutti coloro che fanno funzionare quello che deve funzionare in questa fase e che qui ringraziamo. Questo talk vuole proprio avere questo obiettivo, mostrare la multidisciplinarità del nostro Ateneo e mostrare il fatto che i nostri docenti sanno fornire delle informazioni, degli insegnamenti, dei saperi capaci di affrontare il cuore della realtà. E se il cuore della realtà è questo, di questo parleremo anche di Covid-19, della crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Con chi ne parleremo? Ne parleremo con la professoressa Laura Zanfrini, che è docente di organizzazione, ambiente e innovazioni sociali, oltre che di sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica. La professoressa ha più di 400 pubblicazioni nel suo attivo, ha vinto anche importanti progetti di ricerca a livello europeo e si occupa soprattutto di temi legati alla convivenza, quanto mai attuale come tema, e alle migrazioni. Poi ne parliamo con il professor Damiano Palano, che è ordinario di filosofia politica e direttore del Dipartimento di Scienza Politica, autore di molti saggi, dopo ne mostreremo anche qualcuno, uno dei massimi esperti, sicuramente in Italia, ma forse non soltanto in Italia, dei populismi, aggettivi e sinonimi ad essi connessi. Poi ne parliamo con il professor Fausto Colombo, docente di medie politiche e direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, autore anche lui di diversi saggi e presto ne parleremo, non lo vediamo ma comparirà in tutto il suo splendore quanto prima, grazie alla nostra regia. E infine ne parliamo con il professor Massimo Scaglioni, docente di storia dei media ed economia e marketing dei media, collabora e scrive sul Corriere della Sera, uno dei principali esperti di televisione dell'industria della cultura in Italia. Allora, io inizierei subito con il professor Colombo, perché in questa fase una delle ragioni per cui abbiamo pensato a questo talk è che abbiamo visto come in questa specifica fase del nostro paese, prima, ma poi di tutta Europa, gli strumenti di comunicazione abbiano preso il sopravvento ancor più di quanto non si pensasse prima. Noi stiamo facendo un talk da remoto, ognuno a casa propria e comunicando sui social network, ma non soltanto questo, contemporaneamente a noi la Protezione Civile sta facendo una diretta a Facebook per fornire i dati. Se il professor Colombo è in difficoltà di connessione, passiamo al professor Palano. Mi sentite? Sì, professor Colombo, la sentiamo molto bene, quindi stavamo dicendo i mezzi di comunicazione al centro dell'attenzione. Allora, per farla breve, che cosa sta cambiando nel mondo della comunicazione
e della socializzazione dei social network in questa fase di crisi e che cosa potrà cambiare subito dopo? Beh, innanzitutto, come in tutte le crisi, le strumentazioni che abbiamo vengono spinte all'estremo delle loro possibilità. Quindi la prima cosa che succede è che il digitale si è affermato non soltanto nelle sue dimensioni più sociali di socievolezza, ma anche più in generale nelle dimensioni più utilitaristiche, diciamo. Quindi magari avevamo già molti di noi imparato a usare i social media, ma gli strumenti della didattica, dell'interazione online erano più difficili da maneggiare. Quello che è successo è che invece adesso siamo costretti a apprendere. Questo vale, magari la professoressa Zanfrini lo dirà meglio di me, ma pensate allo smart working. C'erano già le possibilità di svolgerlo, ma c'è voluto una crisi come questa per convincerci che era l'unica soluzione davanti alla gravità della situazione. Quindi diciamo che tutte le potenzialità degli strumenti digitali sono state messe in campo e abbiamo a che fare con loro, e non soltanto gli strumenti sono messi a dura prova, ma anche noi dobbiamo imparare. Forse scopriamo delle utilità di questi mezzi che prima avevamo sottovalutato. Mentre il professor Colombo riavvia la pagina, probabilmente nell'intervento successivo riusciamo anche a vederlo, io passerei al professor Palano perché, una delle curiosità maggiori, ecco adesso lo vediamo il professor Colombo, in qualche modo ricomparso, deriva proprio dall'argomento principale della sua più recente riflessione a proposito dei populismi, perché forse anche per questi fenomeni esisterà un pre-Covid e un post-Covid. Mi spiego. Innanzitutto, questa fase, da una parte è vero che sta creando una certa qualvoglia di decisioni forti e sempre dalla stessa parte ci sta costringendo a una forte limitazione di alcune nostre libertà. Dall'altra parte, proprio in questa fase, stiamo vedendo un ritorno di importanza, prima di tutto, degli esperti, cioè i populismi fomentavano spesso anche la voglia di decisioni politiche forti a prescindere dall'opinione degli esperti, anzi essere esperti era quasi diventato una colpa. Dall'altra parte però, sempre mentre c'è questa richiesta di uomo forte o di scelte forti, c'è anche una proliferazione di poteri che vanno dal governo centrale passando per le regioni arrivando addirittura ai comuni. Allora io le chiederei di trattarci in maniera sintetica qual è lo stato dei populismi oggi in questa crisi e quale potrà essere il cambiamento che si vedrà successivo a questa crisi. Sì, beh, questa è naturalmente la grande domanda per cui possiamo soltanto costruire qualche scenario. Sicuramente quello che sappiamo fin da adesso è che i processi che stanno investendo le nostre democrazie non sono semplicemente processi congiunturali, lasceranno delle tracce profonde. Se noi guardiamo alla storia, alle epidemie del passato per cercare una risposta e per cercare di formulare delle previsioni su quello che avverrà nel futuro, probabilmente non potremmo avere delle risposte affidabili, perché ogni società risponde a suo modo e non c'è nessuna risposta necessaria, determinata da delle crisi. Però sicuramente grandi crisi come quella che stiamo vivendo svolgono di solito una funzione di grande accelerazione sociale, e questa sicuramente è quella che la crisi lascerà sul tappeto. Alcuni processi, in sostanza, a cui abbiamo già assistito negli ultimi anni, subiranno e stanno già subendo delle notevoli accelerazioni. Il populismo sarà protagonista anche della scena di domani? Naturalmente bisogna capire cosa intendiamo per populismo. Sicuramente alcune delle tendenze che abbiamo etichettato con la parola populismo continueranno a rimanere centrali nel nuovo scenario, però quello su cui forse dovremmo ancora di più attirare l'attenzione è sugli effetti che dal punto di vista strutturale
le trasformazioni contemporanee lasceranno sulle nostre istituzioni democratiche. E da questo punto di vista, sicuramente le dinamiche di personalizzazione che ci accompagnano già da molti anni tendono ad essere ulteriormente rafforzate, non solo una personalizzazione di tipo comunicativo. Quasi tutte, di fronte alla crisi, quasi tutti i leader nazionali hanno avuto, almeno nell'immediato, un grosso riscontro e hanno fatto registrare un aumento nella loro fiducia. Ma sicuramente anche dal punto di vista istituzionale, quel rapporto fra legislativo ed esecutivo, che sicuramente rappresenta uno dei cardini delle nostre democrazie rappresentative, è sfidato e bisognerà vedere se queste trasformazioni saranno stabilizzate nel corso del tempo oppure no. Ma naturalmente alcune altre grandi trasformazioni riguardano anche l'utilizzo dei big data, e qui effettivamente c'è un'altra grande questione. Però per quanto riguarda lo specifico scenario dei populismi, possiamo forse fare una provisione. È molto probabile che la crisi che si apre oggi, che naturalmente lascerà dei grandi strascichi, modificherà completamente lo scenario politico che abbiamo lasciato prima dell'insorgere dell'epidemia. La grande partita che si riaprirà nei prossimi mesi è quella della ricostruzione di un'offerta politica e di nuove identità politiche. E qui sicuramente più che un rilancio dei populismi che abbiamo conosciuto fino adesso, ci saranno probabilmente dei nuovi soggetti, anch'essi populisti, che non potranno non cercare di ridefinire completamente il gioco politico. E ovviamente anche i rapporti complicati fra centro e periferia, che in Italia sono particolarmente critici in questo momento, saranno investiti da questa partita. Ecco, all'inizio del nostro collegamento, intanto ringrazio i 100 e più navigatori che ci stanno guardando e che invito a fare delle domande sui social, che noi potremo in qualche modo passare qui all'interno del dibattito. All'inizio del nostro collegamento il professor Colombo ha parlato dell'accelerazione che la crisi ha avuto sul mondo del digitale e su alcuni strumenti in particolare. Un altro dei fenomeni che però stiamo vedendo, anche perché siamo costretti a restare in casa, oltre all'utilizzo del digitale per fare moltissime cose che prima non facevamo attraverso il digitale, c'è un po' il ritorno anche di un vecchio strumento, che è quello della televisione, nel senso che del resto un tempo si diceva che la televisione entrava in tutte le case, adesso davvero entra in tutte le case, visto che conosciamo tutte le librerie di politici, di esperti e dintorni. Nello stesso tempo però dell'industria culturale italiana la televisione è al centro dell'attenzione, ma il resto è molto in sofferenza. Allora chiederei al professor Scaglioni di tratteggiarci un po' qual è la situazione attuale e quale può essere appunto il prossimo scenario. Il microfono. Allora, mi sentite? Buonasera, buonasera intanto, buonasera a tutti, anche a quelli che ci ascoltano. Intanto dobbiamo osservare che questa emergenza coronavirus non può che essere vista come davvero uno spartiacque. C'è un prima e un dopo anche dal punto di vista della comunicazione e della comunicazione mediale. Come dicevi, Daniele, effettivamente i media hanno giocato un ruolo decisivo in queste fasi, in queste settimane di quarantena e di lockdown. Devo dire, in particolare, il mezzo più tradizionale, il vecchio medium per eccellenza, che è la televisione, ha saputo davvero giocare un ruolo fondamentale da tanti punti di vista. Nelle primissime fasi noi abbiamo un po' osservato, no, con uno sguardo analitico le modalità con cui la comunicazione si è sviluppata in queste settimane, a partire
sostanzialmente dall'inizio dell'anno. E in una prima fase i media, la televisione anche, sono stati un po' oscillanti, hanno un po' forse poco compreso, capito l'emergenza che stava avvenendo. D'altra parte, Questa annotazione non fa altro che riportarci un po' alla storia, perché anche in tutte le altre epidemie e pandemie del Novecento la fase iniziale è una fase quasi di, come dire, di incredulità, no? Di incapacità di comprendere quello che sta accadendo. Poi però, diciamo, soprattutto la televisione ha svolto un ruolo fondamentale che direi declinato su due aspetti. Intanto, in primo luogo, la televisione è stata eletta dagli italiani come il medium più rilevante, soprattutto sul piano della capacità di offrire delle informazioni che fossero, diciamo così, garantite in uno scenario in cui comunque le fake news hanno proliferato e ci hanno un po' assediato su tutti i social e su tutti gli strumenti. E dunque, ad esempio, una grandissima crescita dei consumi del mezzo televisivo, chiaramente legata anche alla situazione del tutto straordinaria del lockdown, di tutte le famiglie all'interno delle case, che hanno anche molto privilegiato alcuni luoghi istituzionali di informazione, hanno eletto questi luoghi istituzionali di informazione come appunto quelli dai quali trarre approfondimento e conoscenza su questa crisi. Penso in particolare ai telegiornali e ancora di più ai telegiornali più istituzionali che appunto sono diventati un punto di riferimento, ma anche alle trasmissioni di approfondimento, alcune trasmissioni di approfondimento che hanno fatto delle inchieste che hanno davvero come dire, aperto un po' gli occhi, no? Rispetto a questa fase iniziale di scetticismo e di incredulità rispetto a quello che stava accadendo. E poi c'è l'altro aspetto che anch'esso contribuisce alla forte rilevanza che la televisione ha avuto in questo periodo, cioè il fatto che comunque gli italiani hanno avuto la necessità anche di come dire, trovare un sollievo rispetto a questo essere veramente assediati da notizie e informazioni ovviamente anche molto angoscianti per quello che stava accadendo. E devo dire che nella televisione, in particolare nella televisione, hanno trovato forse alcune delle immagini che resteranno poi di questa crisi. Penso al grande, chiamiamolo così, evento mediale che è stata la preghiera Urbi et Orbi di Papa Francesco, che resterà, a mio avviso, come una delle immagini di questa crisi. Ecco, abbiamo parlato anche all'inizio e poi con il professor Palano della scoperta del coordinamento come per il bene comune e come un bene comune. Quindi adesso io mi rivolgerei alla professoressa Zanfrini nella sua parte più di docente di organizzazione delle innovazioni sociali. Parleremo in un secondo intervento della questione migratoria. Allora, noi abbiamo visto che, come appunto è stato ricordato Papa Francesco appena adesso, che da soli non ci si salva, e quindi si parla sempre più spesso di coordinamento, collaborazione, beni condivisi, valori comuni. Ora, non è detto che ne abbiamo proprio sempre visto all'opera in questi giorni, nonostante la grave crisi, ma io a lei chiederei appunto quali sono le lezioni da trarre da questa crisi, da questo specifico punto di vista. Allora, le lezioni da trarre sono che sicuramente quando ci si trova di fronte a situazioni così sfidanti, a 360 gradi come può essere quella attuale, sicuramente le competenze contano. E si diceva anche prima, no? C'è stato anche finalmente un riconoscimento della scienza, del valore della scienza, che insomma deve avere la prima e forse anche l'ultima parola su alcune questioni fondamentali. Dopodiché però contano anche altre cose, contano i modi in cui per esempio si socializzano i risultati della ricerca, si socializzano le conoscenze scientifiche,
in maniera corretta, in maniera competente, ma anche in maniera tale da essere appunto compresi, da essere compresi, perché oggi la capacità anche di, la possibilità di comprendere quello che avviene va considerato sempre di più come un fondamentale diritto di cittadinanza. Quindi sicuramente contano i media, conta l'azione che fa i media, conta anche però una capacità del mondo della ricerca, in questo caso del mondo della medicina, di sapere comunicare le cose con un linguaggio accessibile, comprensibile, non perché si abbia la ricetta, la soluzione per tutti i problemi, ma perché bisogna mettere veramente le persone nelle condizioni di capire quello che sta avvenendo e di farsi anche una propria idea. Poi ci ha insegnato che sicuramente contano appunto le acquisizioni scientifiche, contano le soluzioni tecnologiche, ma conta poi anche molto la capacità di innovazione sociale e di coordinamento, di organizzazione sul territorio. Ecco, abbastanza emblematico per esempio che noi si sia riusciti con sforzi anche straordinari, un impegno anche molto grande da parte di soggetti della società civile, no? Penso agli alpini o penso agli artigiani in provincia di Bergamo che in pochi giorni hanno allestito un ospedale, però poi magari non siamo in grado di recuperare, di produrre e di recuperare un numero di mascherine sufficienti. E allora uno si chiede cosa manca, no? Probabilmente manca anche proprio questa capacità di coordinamento a tutti i livelli, anche una, che vuol dire anche per esempio di regolazione dei mercati, di impedire che ci sia chi speculi su beni che in questo momento diventano di prima necessità. Tutto ciò evoca anche appunto quello che noi è sempre delle parole chiave anche della nostra, del nostro lavoro formativo, del nostro lavoro di docenti, l'orientamento al bene comune, ed è qualcosa che oggi sicuramente chiama in causa le autorità, i governi, ma chiama in causa moltissimo, e forse prima ancora, io ne sono molto convinta, i soggetti di società civile e le imprese, perché le imprese sono grandi, grandi attori del nostro tempo che svolgono un importante ruolo economico, ma in maniera più o meno consapevole svolgono anche un ruolo politico in senso stretto, e quindi che attraverso le loro scelte concorrono a definire una certa idea di società e una certa idea di bene comune. Questo è esattamente uno di quei frangenti storici, lo rivedremo soprattutto nelle prossime settimane, no? Nella cosiddetta fase 2, quanto le imprese, in particolare le grandi imprese, ma non solo, sapranno, no, commisurare, sapranno tenere insieme obiettivi sicuramente di ricerca del profitto, ma anche attenzione, no, a tutto quello che riguarda poi l'impatto sociale, l'impatto ambientale del loro agire di impresa. E poi un'altra cosa importantissima che ci tengo a dire è questa: attenzione, di nuovo questa vicenda ci insegna come sicuramente le conoscenze tecniche hanno molta importanza, hanno molta rilevanza, ma che poi ogni decisione, quando si va, soprattutto quando si vanno a toccare materie particolarmente delicate, come può essere il diritto alla salute, come può essere il diritto alla vita, ogni decisione poi ha un contenuto morale, valoriale, non può essere lasciata puramente ai tecnici. Quindi noi oggi assistiamo per esempio al fatto che non solo nell'America di Trump, ma anche in alcuni paesi europei si discute dell'opportunità di introdurre dei criteri selettivi nell'accesso all'assistenza sanitaria. Si dice per esempio che le persone che hanno superato una certa età o che hanno condizioni fisiche più cagionevoli già provate o che hanno disabilità avrebbero, secondo una certa ideologia, meno diritto di altre ad essere curate, ad essere prese in cura dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, come sempre, le situazioni di crisi ci fanno anche vedere un po' dei rischi
che erano già presenti nella nostra società, che forse risultano particolarmente evidenti in una fase come questa, e allora ci inducono queste cose a essere molto vigili su quanto sta avvenendo e, ripeto, a non illuderci che la tecnica da sola possa fornire delle risposte che invece poi chiamano in causa anche la nostra coscienza e anche i principi valoriali con cui stiamo in questo mondo. E queste sono anche tutte questioni, considerazioni che noi cerchiamo di passare ai nostri studenti, immaginando delle persone che fra pochi anni si troveranno a ricoprire dei ruoli di responsabilità, magari proprio alla guida di un'impresa, alla guida di una grande organizzazione, e in maniera più o meno consapevole, con le loro decisioni, concorreranno appunto anche a definire che cos'è per noi bene comune. Ecco, la professoressa Zanfrini ha parlato di bene comune e di orientamento al bene comune. In una recente trasmissione con il popolarissimo Jovanotti, il professor Fausto Colombo ha parlato in diretta del fatto che esiste o dovrebbe esistere una comunità di destino. Ora, il professor Colombo insegna media e politica. Per la politica è più facile invece sfruttare le comunità di desideri, di istinti, di ideologie un tempo. È molto più difficile invece raccontare le comunità di destino. Tant'è vero che, a mio giudizio, da osservatore, questa volta non emerge che questo è un problema globale che davvero, come dice appunto il Papa, dobbiamo affrontare tutti assieme. Ci sono divisioni all'interno addirittura dei paesi, tra paesi, in Europa, tra esperti e politici. Insomma, questa comunità di destino, professor Colombo, non è facile da vendere politicamente? No, non è facile da vendere, ma è sempre più evidente che l'umanità è questo, io direi. Cioè, noi sappiamo benissimo, e i fatti dimostrano, che anche un'emergenza come Covid ci mette davanti alla considerazione che non ci sono problemi che possiamo risolvere da soli. E questo è un esempio molto semplice. Uno degli effetti tipici delle grandi pandemie è quella di costringere all'isolamento, che è un isolamento progressivo, no? È un isolamento nelle case, è un isolamento nelle città, regioni, nelle nazioni e nei continenti. Questo è legato alle necessità empiriche di sicurezza. Però sappiamo anche che noi abbiamo veramente bisogno, anche in questa chiusura, di connetterci con gli altri, con i nostri amici, con le nostre famiglie, appunto usiamo anche i mezzi di comunicazione. Ora, attenzione a non trasformare quella che è un'emergenza e quindi la necessità che ognuno pensi per sé, per pensare anche agli altri, con un modo di vivere. Cioè un modo di vivere che probabilmente ci isola e ci fa sentire gli altri come nemici. Io penso che se noi comprendiamo che anche in questo momento quello che si manifesta, il nostro desiderio di tornare a una vita comune, vorrei chiedere a tutti quelli che stanno partecipando se non hanno voglia di ricominciare a viaggiare, incontrare persone di altri paesi e così via. Ecco, se non capiamo questo, rischiamo davvero che la crisi sia fatale per una umanità che ha bisogno di condividere molto più che di isolarsi. Ecco, facendo seguito al ragionamento del professor Colombo, tornerei con il professor Palano a chiederci che cosa può accadere dopo, nel senso che una delle domande che sono arrivate è un po' la domanda che ci facciamo tutti, cioè c'è chi dice dopo questa crisi finalmente avremo imparato che o si vive di comunità organizzate o non si sopravvive bene, e c'è invece chi dice no, dopo questa crisi le istanze sovraniste, cioè dell'ognuno fa per sé e poi vediamo che cosa succede, saranno ulteriormente rafforzate e aggravate. Lei verso quale tesi propende e soprattutto quali strumenti della politica nazionale e internazionale vede per scongiurare l'ipotesi peggiore, quella appunto di un mondo dove ognuno va da sé e poi il resto si vede?
Ma le due tesi non sono così in contrapposizione, nel senso che effettivamente ciò di cui avremmo bisogno sarebbero istituzioni globali più capaci di operare, effettivamente di rappresentare una guida per l'intero genere umano, non soltanto in momenti critici come quelli come stiamo vivendo, ma d'altra parte è probabile che nei prossimi anni ci saranno delle tendenze sovraniste, isolazioniste, che metteranno in discussione proprio l'esistenza non delle istituzioni globali future, ma di quelle che esistono già oggi. Questo è un po' un paradosso del mondo globale in cui viviamo. Questa è effettivamente una crisi globale e in misura diversa rispetto a tutte quelle altre che abbiamo vissuto nel passato, non soltanto per la velocità del contagio, che è stato in gran parte un prodotto anche delle dinamiche globali, ma anche per le dinamiche comunicative effettivamente globali, anche per il livello di integrazione delle economie mondiali, per cui è veramente impensabile pensare in questo momento ipotizzare un'interruzione di queste dinamiche di interconnessione. E tutto questo per molti versi ci fa comprendere che solo delle istituzioni globali sarebbero in grado di offrirci degli strumenti per affrontare crisi di questo genere. Istituzioni globali non significa creare naturalmente un grande stato sovrano, ma costruire delle istituzioni che siano in grado di distribuire, di diffondere delle informazioni presso tutti gli stati nazionali che in qualche modo non siano soggette, informazioni che non siano soggette ad utilizzi parziali o a strumentalizzazioni. In realtà quello a cui stiamo assistendo è proprio questo, al di là delle critiche che possono essere indirizzate naturalmente alle esistenti istituzioni internazionali e sovranazionali, quello che abbiamo già visto in queste settimane, che probabilmente ci accompagnerà ancora per un po', è la contestazione della stessa credibilità di queste istituzioni e paradossalmente questo viene dal principale, anche dalla stessa superpotenza statunitense, che in gran parte dovrebbe essere uno dei pilastri delle nuove istituzioni globali. Dicevo all'inizio che nessuna soluzione è determinata da fattori tecnici e neppure oggi possiamo attenderci nulla di questo. Ciò che la strada che prenderemo, cioè se sceglieremo di adottare una strada isolazionista, di una persino autarchia in alcuni casi, o se invece decideremo di adottare la strada che ci conduce verso nuove istituzioni internazionali, dipenderà in gran parte da questo. E ovviamente in questa attività non sono coinvolti soltanto i politici, ma siamo in gran parte coinvolti noi tutti e le stesse comunità scientifiche dovranno giocare il loro ruolo. Provo a porle in diretta, proprio in tempo reale, come avviene sui social, una domanda che arriva da Mauro Segale o Segale. In sostanza ci chiede: questa crisi produrrà un ritorno della voglia di pubblico, la sanità pubblica, il welfare state, cioè insomma un ritorno di esigenza di Stato, Stato, Stato? Beh, questa è un'ottima domanda. Sicuramente verranno ripensate radicalmente alcune cose che avevamo date per assodate, che cosa deve fare lo Stato, quali sono le attività a cui lo Stato non può rinunciare. Sicuramente al di là di questo, io prevedo che ci sarà un ritorno di Stato anche da un altro punto di vista, nel senso che per rispondere alla crisi economica e sociale dei prossimi anni, sicuramente ci sarà un ritorno dell'intervento pubblico. Naturalmente in che forma e chi gestirà questo intervento pubblico rimane un grande punto di domanda, però è ovvio che questo potrebbe essere anche una leva su cui potenzialmente nuove forze populiste potrebbero far leva. Voleva intervenire al volo la professoressa Zanfrini su questa tematica del ritorno del pubblico. Poi passiamo una domanda invece al professor Colombo. Sì, solo per due piccole precisazioni.
ci auguriamo tutti che questa emergenza ci abbia resi consapevoli di che straordinaria cosa è il welfare, no? Che straordinaria cosa è potere di avere assistenza sanitaria garantita, cosa che non è assolutamente un diritto universale se ci guardiamo intorno, no? Se guardiamo anche quanto avviene in tanti paesi del mondo. Però con due avvertenze. Una è proprio quella che dicevo prima: sanità pubblica non è di per sé garanzia di inclusività, di diritto alla salute per tutti. In particolare per i più vulnerabili, perché purtroppo l'esperienza di altri paesi ci dimostra che così non è, che c'è un darwinismo sociale che può imperare anche forse soprattutto all'interno di sistemi pubblici. E la seconda avvertenza è anche la straordinaria importanza che hanno le realtà di terzo settore, che è no, è qualcosa che va assolutamente riconosciuto, tutelato e valorizzato, perché anche in questo frangente noi abbiamo visto che se non ci fossero state tantissime organizzazioni di terzo settore che hanno sopperito dalle necessità, no, alimentari, al sostegno scolastico, all'accompagnamento dei malati in ospedale, al portare la spesa ai malati in quarantena, eccetera, eccetera, non ce l'avremmo fatta, no? Quindi dobbiamo anche tenere conto che quando parliamo di pubblico, di bene pubblico, non necessariamente parliamo di qualcosa di totalmente statalizzato. Assolutamente, lo stiamo vedendo in queste ore e grazie al suo intervento possiamo appunto darne testimonianza e anche nostra vicinanza. Tornerei un attimo all'intervento del professor Colombo, perché una collega del Sole 24 Ore, Francesca Milano, social media editor del Sole 24 Ore, le chiedeva: non crede invece che, visto che ci siamo già isolati abbastanza, resterà la voglia di isolamento dopo questa crisi? Lei invece invitava all'opposto, ovviamente. Sì, ma io credo che qui dobbiamo intenderci. Faccio un esempio per essere molto veloce. Ed è il tema della securizzazione. Noi oggi siamo obbligati a stare isolati. Per ragioni sacrosante di tipo sanitario, ma naturalmente con il rischio che questo tipo di securizzazione diventi anche uno strumento politico. Gli americani, che un po' improvvisamente scendono in piazza per dire lasciateci uscire, lasciate ammalare piuttosto far ammalare gli altri, in realtà stanno dicendo: no, voi approfittate di questo per securizzarci. Per isolarci, per controllarci. È anche un'accusa che viene fatta alla Cina, eccetera. Ora, il problema vero è l'equilibrio, io credo, tra le due cose. Cioè, se noi, anche da isolati, a volte per scelta, no? Perché partecipiamo di quest'idea di non contagiare gli altri, non soltanto di non ammalarci, abbiamo bisogno di relazioni. Una volta che possiamo uscire, perché non credere anche che possiamo avere di nuovo voglia di una vita sociale pubblica, magari un po' meno individualista e egoista e un po' più sociale nel senso più ampio del termine? Io credo che dobbiamo almeno tenere aperta questa possibilità. Tornerei col professor Scaglioni sul tema della televisione. Ci viene spunto anche da una domanda che arriva da una collega, Caterina Soave, che ci chiede appunto: in questa fase che la televisione ha ripreso il centro dell'attenzione, c'è molto da dire sulla sua credibilità. E peraltro ha ripreso il centro dell'attenzione non soltanto per la parte di informazione. Lei ha scritto l'altro giorno sul Corriere della Sera un articolo sul grande successo della fiction di Rai 1, che ha un dottore magari con una vita travagliata, ma molto bravo, quindi c'è ancora un po' lì il ritorno della competenza. Ecco, quindi questa doppia faccia, la televisione che deve acquistare credibilità per sopraffare le fake news che si dice si diffondano più facilmente sui social, tutto da dimostrare perché si smontano anche facilmente, da una parte, e quello che lei ha scritto sull'industria culturale, e poi mi leggo a una domanda successiva. Sì, allora in questa fase ovviamente, come si diceva prima, la televisione ha riscoperto un suo ruolo davvero centrale. Io non sono convinto che però l'avesse
poi del tutto perso, nel senso che la televisione era anche prima, diciamo, forse il mezzo che più era in grado di rappresentare, insomma, un po' una trasversalità, no? Anche nei consumi, e penso che esempi come quello che citava poco fa della fiction di Rai 1 si possono ritrovare anche nella fase pre-Covid, con appunto la fiction, ad esempio, come che è un genere che ha caratterizzato no, fortemente i consumi condivisi, il cosiddetto co-viewing, anche nelle fasi precedenti, che ovviamente in questa situazione sono stati, come dire, rilanciati in maniera sostanziale. Devo dire che nella fase dell'emergenza, della quarantena e del lockdown, è emersa, l'abbiamo visto per esempio con una serie di fenomeni quale quello dei balconi, è emersa davvero una grande voglia anche di comunità, e devo dire che la televisione, il mezzo televisivo, ha continuato a mantenere un po' questo suo ruolo. E poi certamente, come dicevo un po' prima, l'informazione, la necessità di avere dei luoghi di informazione autorevole, la ricerca di istituzionalità nell'informazione è, come dire, emersa con grande forza in queste fasi, anche perché dobbiamo aggiungere altre forme di comunicazione. Penso per esempio alla comunicazione istituzionale, soprattutto quella, diciamo, che è venuta dalle istituzioni, dalla politica, insomma, sono state molto caratterizzate proprio da confusione, da oscillazioni, da grandi contraddizioni, e in questa, come dire, in questo caos si sono cercati certamente dei punti di riferimento certi, validi, e da questo punto di vista, forse riagganciandomi al tema della politica, anche questa crescita, come dire, della fiducia nei confronti delle istituzioni, lasciamo stare appunto il Papa che abbiamo menzionato prima, ma anche il Presidente della Repubblica, ecco, mi sembra che vadano un po' in questa direzione. Ecco, se la televisione ha ritrovato, oppure non aveva mai perso, una sua centralità, c'è tutta un'altra parte dell'industria culturale che invece è completamente ferma. In un video che lei ha fatto nella nostra serie The Day After Covid, sottolineava anche questi aspetti: cinema, teatro, non parliamo di musica, si parlava prima del ritorno del pubblico e dello Stato. Ecco, questa che è una nostra industria nazionale molto importante è in sofferenza molto grave. È in sofferenza gravissima, perché sostanzialmente, come diciamo altre aree, ma forse più di altre aree, ha veramente subito una crisi che ha riguardato tutta la filiera. Pensate al cinema, dalla produzione alle forme di distribuzione, ai festival, insomma. E questo lo dico perché chiaramente l'industria della creatività, l'industria del cinema, del teatro, della cultura è molto importante nel nostro paese, un asset importante del nostro paese, che ovviamente genera dei ricavi, ma soprattutto impiega tante persone, e queste persone che molto spesso hanno magari dei lavori che non sono garantiti, che si sono ritrovati davvero da un giorno con l'altro in una situazione molto difficile, peraltro con prospettive molto incerte, perché noi non sappiamo quando e se potremo per esempio tornare in una sala cinematografica. Certamente sappiamo che la distribuzione di contenuti audiovisivi, di film, di intrattenimento, aveva già iniziato un percorso di trasformazione legato alla, come dire, alla digitalizzazione e alla nascita delle grandi piattaforme di distribuzione. Però farei notare che, tornando un po' a quella dinamica nazionale, globale, che accennavamo poco fa, farei notare che in questo tipo di distribuzione le grandi piattaforme globali sono molto forti, e l'industria culturale, mediale, nazionale, che già aveva
una serie di debolezze intrinseche prima della crisi del Covid, ora si trova davvero, rischia di trovarsi veramente in ginocchio. E quindi da questo punto di vista è necessario intervenire. D'altra parte possiamo anche osservare che il futuro, cioè pensando un po' al dopo, rappresenta veramente per questo tipo di anche professioni un futuro molto interessante, perché è tutto da costruire, quindi come dire, anche la responsabilità che avranno le prossime generazioni di persone che si formano anche grazie all'università e che avranno davvero un terreno tutto da ricostruire. Quindi questo mi sembra una cosa molto importante da sottolineare. È importante che abbiano gli strumenti per poter iniziare questo processo di ricostruzione. Grazie. Allora, vedrete delle copertine di libri ogni tanto scorrere mentre i nostri docenti parlano. Sono appunto gli ultimi lavori di ciascun docente, frutto del loro lavoro di docenti, di ricerca. Abbiamo appena visto la copertina del libro del professor Scaglioni, che uscirà nelle prossime settimane sul cinema Made in Italy. Ora, passerei con la professoressa Zanfrini a parlare di un tema che era il tema precedente al Covid, era come la pagina precedente del capitolo. Prima del Covid c'era un solo tema sui social, un solo tema nelle televisioni, un solo tema nella politica italiana. A parte un po' l'Europa, il grande tema era l'immigrazione, i migranti. Un tema che per certi versi in questa fase è scomparsa, un tema che ci ha visto per una volta dall'altra parte, siamo diventati quelli che si dovevano chiudere perché gli altri non li volevano, anche da parte dei nostri vicini. Lei ama spesso dire che il tema delle migrazioni è la cartina di tornasole di quasi tutto. Ci può spiegare perché? Certo, un aspetto è proprio questo. Finalmente questa situazione di vulnerabilità ci ha fatto un po' toccare con mano cosa vuol dire essere vulnerabili, cosa vuol dire non avere il diritto assoluto alla mobilità, cosa vuol dire avere paura di non poter essere curati, cosa vuol dire avere questo senso di grande incertezza per il futuro. E poi c'è sempre il Papa a ricordarcelo, no? Ricordarci come i migranti, essendo gli ultimi, ci ricordano di una società che produce scarti umani e lascia sempre indietro qualcuno, forse lascia indietro anche troppi. Per esempio, in queste settimane noi ci siamo meravigliati anche della grande capacità della scuola italiana di attivarsi per realizzare la didattica in remoto, ma sappiamo che, ahimè, la didattica in remoto non raggiunge tutti. In particolare non raggiunge gli allievi, gli studenti più svantaggiati, socialmente svantaggiati, quelli che abitano magari in appartamenti molto piccoli, sovraffollati, che non hanno un computer, che non hanno una connessione o non ne hanno abbastanza per tutti i figli presenti in una famiglia, una situazione tipica di molte famiglie immigrate, possiamo dire di circa la metà delle famiglie immigrate in Italia, ma sicuramente non solo di loro, ed è un forte campanello d'allarme, perché noi siamo una società di vecchi, ahimè, che dobbiamo investire molto sul futuro, dobbiamo molto investire sulle giovani generazioni, non possiamo permetterci quelle situazioni di povertà educativa che passano anche proprio attraverso lo svantaggio sociale, che poi diventa un po' spesso l'anticamera dell'insuccesso scolastico. Questa crisi, lo accennava anche prima il collega, parlando della precarietà che investe anche molti lavoratori dell'industria culturale, anche molti giovani laureati. Bene, sono 50 anni oggi dalla data in cui è stato approvato lo Statuto dei lavoratori. Forse è il momento, no, finalmente, questa crisi ce l'ha fatto toccare con mano, quanti lavoratori vulnerabili, quanti lavoratori privi di tutele, quanti lavoratori che lavorano in nero senza nessuna garanzia. Di nuovo, molti di questi sono immigrati. Ci siamo anche resi conto che fanno lavori, per quanto modesti, per quanto poco qualificati, assolutamente indispensabili per la nostra vita quotidiana.
E allora forse è il tempo di lanciare veramente una politica per il lavoro buono, per il lavoro pagato dignitosamente, perché anche questo non è soltanto una questione di equità sociale, è proprio una questione di sostenibilità, altrimenti non ce la facciamo. Dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008 abbiamo fatto esattamente questo errore, abbiamo puntato sul lavoro sottopagato, sul lavoro di bassa qualità. L'occupazione è cresciuta, ma è cresciuta soprattutto l'occupazione appunto precaria e con livelli salariali molto modesti. Dobbiamo fare il contrario, se vogliamo uscire, qui abbiamo davanti di nuovo una situazione estremamente sfidante da questo punto di vista, non dobbiamo correre nella tentazione un'altra volta di puntare sullo sfruttamento del lavoro, al contrario, dobbiamo veramente rimettere al centro dell'attenzione il lavoro decente e dignitoso. E gli immigrati sono da questo punto di vista le vittime principali, ma ripeto, assolutamente non le uniche. Questa crisi ci ha fatto vedere l'importanza, la straordinaria importanza del lavoro di cura. Parliamo tanto di quello che è avvenuto nelle residenze per anziani, non dimentichiamoci del lavoro di cura che si svolge nelle mura domestiche. E anche qui abbiamo un esercito, 2 milioni circa di immigrati che lavorano all'interno delle nostre case, che lavorano spesso senza un regolare contratto. E questa situazione è venuta alla luce proprio grazie all'emergenza Covid, quando addirittura molte famiglie sono state costrette ad assumere regolarmente i loro dipendenti stranieri per poter poi avere l'autorizzazione, no, a farli recare sul posto di lavoro. Ma anche qui serve una politica molto più a 360 gradi, no, che anche integri questa funzione così preziosa nella rete territoriale dei servizi di assistenza, che riconosca la dignità di questo tipo di lavoro, anche con scelte coraggiose nel senso della defiscalizzazione, nel senso eventualmente anche della sussidiarizzazione di questi tipi di lavori così indispensabili. E poi l'ultimissima cosa, non dimentichiamoci che proprio perché il contagio non sta a guardare i confini, confini geografici, confini politici, questo dovrebbe anche essere un forte campanello d'allarme per il cosiddetto nord globale, per i paesi ricchi del mondo, prima di tutti per l'Europa, di guardare quello che avviene, no? Al di là del nostro ombelico, di guardare per esempio proprio i campi profughi che stanno oggi diventando le principali minacce alla diffusione del contagio. E allora diciamo che questa sfida ci riporta per molti aspetti a ragionamenti simili a quelli che abbiamo fatto tante volte a riguardo dell'immigrazione. Le responsabilità dell'Europa certamente, ma non può valere la logica della distribuzione dei costi, della distribuzione degli oneri o dei vantaggi. Deve valere una logica di condivisione della responsabilità. Quando si è davanti a sfide così importanti, così profonde, così appunto di importanza epocale, bisogna passare a un registro di condivisione della responsabilità, che è l'unico registro che poi dà sostanza anche al progetto europeo, al progetto di Unione Europea, e può ridare anche fiducia ai giovani nel credere, nell'avere fiducia verso questa straordinaria, no, invenzione che è stata, no, che è stato il progetto di mettere i paesi europei insieme guardando appunto degli obiettivi di lungo periodo. Ecco, ascoltando anche l'analisi della professoressa Zanfrini, mi veniva da chiedere quasi una curiosità al professor Palano con la sfera di cristallo, con la possibilità di prevedere. Di solito dopo le crisi ci sono dei nuovi fenomeni politici, spesso dei nuovi partiti. Dopo la crisi del modello sovietico sono nati in tutta Europa nuovi partiti, la crisi finanziaria ha creato nuovi fenomeni politici un po' in tutto il mondo, Macron in Francia, lo stesso Trump negli Stati Uniti, lo stesso le crisi migratorie. Ecco, questa crisi in Italia, ma in Europa in generale, potrebbe essere un'occasione in cui di nascita di nuove forze politiche, di nuovi fenomeni politici? Beh, per quanto riguarda l'Italia, la domanda è probabilmente fin troppo semplice, dato che il quadro è molto fluido, ormai da una ventina d'anni, però probabilmente questo riguarderà anche tutto lo scenario europeo. Già negli ultimi 5-6 anni i partiti tradizionali hanno dato forti segnali di crisi, per cui è quasi certo che si apriranno degli spazi enormi per nuove
forze politiche. Il punto è, saranno soltanto nuovi soggetti politici o saranno anche nuove forme partito rispetto a quelle che abbiamo conosciuto? Beh, insomma, è probabile che i nuovi partiti non potranno che familiarizzare ulteriormente con quella realtà ibrida in cui tutti quanti siamo inseriti, con quel mondo un po' virtuale, un po' reale in cui negli ultimi 2 mesi abbiamo vissuto, in cui siamo al tempo stesso isolati nelle nostre case ma connessi al mondo mediante i nostri mezzi di comunicazione. Ovviamente le nuove identità che si formeranno così saranno sicuramente molto fragili, non probabilmente così durature, ma non è improbabile che possano essere fondate su una tendenza, non potranno che andare, almeno questo è il mio sospetto e anche la mia sensazione, non potranno rafforzare la tendenza alla polarizzazione che abbiamo visto negli ultimi anni. Del suo libro che è passato in sovraimpressione. Chiuderei col professor Colombo, mi scuso con i molti che ci hanno scritto delle domande, non, per ragioni di tempo non riusciamo a rispondere a tutti qui, però ne terremo conto magari nei prossimi talk. Invece con la domanda della conduttrice professionista, lei sì davvero, che ci ha aiutato a presentare le facoltà questa mattina e oggi pomeriggio, cioè Giuliana Grimaldi, lascerei l'ultima parola al professor Fausto Colombo, che tra l'altro, siccome lui non lo dirà mai, non lo direbbe mai, lo dico io, uscirà con un nuovo libro il 14 di maggio, proprio una ecologia dei media, per un manifesto per una comunicazione gentile. Ecco, la domanda che ti faceva una vera conduttrice professionista, Giuliana Grimaldi, è questa: il coronavirus ha scardinato e ripulito l'agenda della politica e dei media, quindi in sostanza della televisione. Finita l'emergenza e passata la paura, tornerà a imporsi il baccano precedente, ovvero appunto serve una qualche forma di ecologia dei media oltre che della politica? Sì, io credo che sia utile, non sono del tutto pessimista. Mi sembra che hanno emerso ancora più polarizzate alcuni dei rischi e delle opportunità che i social media soprattutto hanno mostrato negli ultimi anni. Cioè, da un lato per esempio le fake news, dall'altro l'attacco indiscriminato agli avversari. Io credo che un'emergenza questa ci abbia costretto in qualche modo a prendere atto dei pericoli. Per esempio, che le fake news portano, al di là del possono avvantaggiare nel breve periodo qualcuno. Tutto sommato l'OMS ha dato, forse per la prima volta, anche se il nome è da qualche anno fa, di infodemia. Ecco, l'infodemia in periodi come questi è gravissima, perché comporta che possono avere conseguenze sulla vita delle persone, cioè sulla loro sopravvivenza. E lo stesso vale per l'hate speech, cioè l'abitudine a attaccare attraverso flame o altre forme di considerazione. Abbiamo bisogno di solidarietà e di attacchi. Non l'abbiamo molto vista questa cosa, soprattutto negli attacchi che le istituzioni fanno a di loro, che certi presidenti fanno ad altri. Insomma, io sono ancora ottimista sul fatto che possiamo almeno renderci conto che sia importante usare la comunicazione per connetterci e non per dividerci. Grazie. Allora io ringrazio tutti i nostri docenti per l'interessantissimo dibattito. Mi scuso ancora se non abbiamo potuto rispondere a tutte le domande. Giunti al penultimo giorno dell'Open Week, mi tocca dare l'appuntamento domattina con la presentazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle 11, ma giunti appunto al penultimo giorno di Open Week, mi permetterete di ringraziare tutto lo staff della comunicazione della Cattolica, che ho l'onore di dirigere, partendo da Laura in Cardona e poi Valentina, Magda, Luca, Katia, Emanuela, Sara, dimenticherò, ho detto tutte donne, quindi va benissimo, se dimentico qualche maschietto non se la prenderà. Li ringrazio davvero di cuore, FAT, perché appunto i maschietti ce li possiamo dimenticare, ma non chi ha fatto ben 56 video per la presentazione di tutti i corsi di laurea. Beh, però qualche maschietto, Nicolas, Luca l'ho detto, va bene. Li ringrazio tutti e appuntamento domani mattina alle 11 con la presentazione dei corsi di laurea magistrale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Grazie ai nostri docenti. Buona serata. Buonasera. 11 facoltà, 57 corsi, 24 ore in là, dal 14 al 21 aprile, Festival Unicat, Open Week dell'Orientamento, La Cattolica presenta i corsi di laurea magistrale, in diretta su tutti i canali social Unicat, presentazioni e talk show, dibattiti con ospiti sempre nuovi, temi culturali ed attualità. Ti aspettiamo.